Buon pomeriggio a tutti, presentazione ufficiale di Enrico Cester, nuovo giocatore dell'Allianz Colazzo Galatone. Insieme ad Enrico abbiamo il presidente Giuseppe Giuri e il direttore sportivo Marco Imbriani, che ha avuto un ruolo importante per questo trasferimento. Enrico, benvenuto a Galatone e grazie Grazie. per rispondere a queste nostre domande. Apre la conferenza stampa il presidente Giuseppe Giuri. Buongiorno e buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Ci troviamo qui nel palazzo, all'interno del Palazzo Marchesale, dove per l'appunto faccio il ringraziamento all'amministrazione e all'assessore allo sport Caterina Dorato per averci dato questa opportunità. Niente, oggi questa conferenza stampa diciamo non era preventivata, però il direttore sportivo ogni tanto diciamo, ci fa diciamo, alcune chiamate a sorpresa. Non è passata neanche una settimana da quando si è concluso il nostro campionato, quindi siamo già al lavoro per il prossimo e ci troviamo qui oggi a presentare per noi diciamo una figura importante dove il direttore sportivo diciamo si è superato. Volevamo fare un campionato importante quest'anno, però è andata come è andata, ma non è quello il problema. L'importante è quello di aver raggiunto l'obiettivo di arrivare in classifica e il raggiungimento dei playoff. Quest'anno speriamo di poter ottenere qualcosa di importante e diciamo che cominciamo bene perché dal punto di vista del mercato, perché diciamo la stagione sportiva è terminata, ma adesso comincia un'altra stagione per la società che per l'appunto è quella del mercato e di formalizzare il roster per la prossima stagione. Per noi è un onore avere qui al nostro fianco Enrico Cester, che sicuramente non sono io a presentarlo perché forse sono quello che apprezzo, lo conosce per gli utili sportivi, era una battuta naturalmente. Enrico Cester solo qualche mese fa ha terminato il suo campionato in Superlega vincendo la Coppa Italia. Ha un paio di scudetti alle spalle, la Champions League, mi risulta difficile anche a dirlo. Io ringrazio principalmente la nostra società che per questo sforzo, perché parliamo di uno sforzo naturalmente anche economico. Ringrazio il direttore sportivo perché ha veramente fatto un colpo importante per la categoria. E poi naturalmente ringrazio Enrico perché, per aver sposato il nostro progetto, perché scendere di tre categorie non si vede no, tutti i giorni mai e soprattutto per esserci venuto incontro anche dal punto di vista economico perché non direi nascondercelo, anche quello fa parte del gioco. Sono un po' emozionato perché ci troviamo, come vedo, a presentare una figura importante, quindi spero un domani di poterne presentare 7-8 di queste figure. Adesso cominciamo da Enrico e niente, grazie ancora, non voglio rubare tempo, per me va bene così. Allora, dopo le parole del presidente Giuri, lasciamo la parola al direttore sportivo Marco Imbriani. Buonasera a tutti. Sono onorato ad avere qui a fianco Enrico Cester, un professionista di primo calibro. È un colpo di mercato che devo ringraziare la società che me l'ha permesso. Non ci siamo persi, ci siamo trovati subito con le parole, col presidente, con la società. Ha detto: ragazzi, c'è un'occasione, c'è una situazione importante da cogliere al volo. E ce l'abbiamo qui di fianco e davvero siamo onorati perché un colpo del genere in questa provincia penso che pochi sono riusciti a farlo, quindi portarlo a Galatone dove sicuramente Enrico sarà capace di offrirci delle prestazioni davvero importanti. Ma io questo ragazzo qui lo voglio presentare a tutta la società, a tutta la dirigenza e a tutta la cittadinanza di Galatone perché quest'anno loro ci hanno seguiti in tanti, in tutti i palazzetti erano sempre presenti, quindi è un regalo che facciamo noi a loro per averci sempre supportato in tutte le situazioni. Quindi con il finale della stagione che si è chiuso purtroppo amaramente,
Vogliamo regalare questa figura a tutta la cittadinanza gradonese. Quest'anno Arrigo vestirà un ruolo importante per noi, che sarà l'opposto. E mi ha proprio colpito proprio la sua convinzione di fare questo passo qui. Infatti, con Mr. Cavalera ci siamo confrontati un attimo e abbiamo subito accettato quello che Enrico aveva da chiedere a noi. C'è stato un confronto con il Mister, abbiamo parlato, ci siamo detti alcune cose importanti. È sembrato subito disponibile Enrico, perché è un ragazzo alla mano, e al giorno d'oggi, vuol dire, si vedono pochi ragazzi che magari scendendo di categoria ragionino in questo modo. Noi lo ringraziamo nuovamente, la campagna acquisti andrà avanti con altre situazioni. Purtroppo ci sarà gente che ci saluterà e gente che arriverà, però possiamo dire che anche quest'anno vogliamo fare la voce grossa in campionato. Non sarà facile, perché il campionato, il girone pugliese di Serie B è sempre tosto, però noi proveremo a dire sempre la nostra. Del resto lascio la parola a Enrico, e non vediamo l'ora di ritornare sui palazzetti, anche se è terminata da poco la stagione, però vedendo come si sta incominciando con queste figure così, non vediamo l'ora di tornare nei palazzetti a lavorare insieme ai ragazzi. Quindi, ripeto, un grazie al presidente e a tutta la società per avermi dato la possibilità di fare questo tipo di operazioni. Niente, parola a Enrico. Godetevelo. Allora, adesso lasciamo parola al nostro protagonista, Enrico Cester, e facciamo una serie di domande. Enrico, la prima è: cosa può portare al Galatone un giocatore della tua esperienza e cosa ti aspetti da questa nuova avventura a Galatone? Ok, beh, sicuro penso che l'esperienza sia la parola che un po' più mi rappresenta. Insomma, ho giocato per 17-18 stagioni in Serie A, ho girato tutta l'Italia, ho visto tanti allenatori e ne parlavamo proprio questa mattina, anche con il mister, dandogli qualche spunto, qualche idea di quelli che erano i miei trascorsi, di quello che mi è rimasto di tutti questi anni che ho fatto in Superlega. Quindi di sicuro, al di fuori del mio apporto all'interno del campo, cercherò anche di dare qualche consiglio su quello che possiamo fare come metodo di allenamento o come magari qualche posizionamento, eccetera, eccetera. E la seconda domanda, se me la ricordi, Allora, era la cosa? seconda domanda era: cosa ti aspetti da questa nuova avventura qui a Galatone? Vabbè, sarà completamente una cosa completamente nuova. Io, a partire dal ruolo, che sarà totalmente nuovo, ho fatto un paio di allenamenti con loro ancora prima che finisse il campionato, e per il resto anche la Serie B l'ho fatta quando avevo 16 anni, 16-17 anni, quindi sarà un ritorno, ecco, quindi sarà tutto nuovo anche sotto questo punto di vista. Quindi, agganciandoci sulla Serie B, naturalmente è un palcoscenico totalmente diverso rispetto alla Superlega, nella quale hai passato la tua intera carriera fino ad ora. Quali sono quindi i nuovi obiettivi che vuoi raggiungere? Penso che il primo obiettivo, che sia quello comune, sia di cancellare il fatto della B e metterci subito una davanti. Penso che quello sia il primo obiettivo che ci dobbiamo porre. E poi, per quanto mi riguarda, un minimo di ambientamento, di adattamento, mi ci vorrà, a partire dal ruolo, che anche a un contesto che possa essere un palazzetto diverso da quelli che ho calcato in tutti questi anni. A proposito di palazzetto, in ogni partita il nostro palazzetto si riempie sempre di tantissima gente. Allora, che messaggio ti senti di mandare ai tanti tifosi che seguono l'Allianz Colazio Galatone? Ho visto qualche video, mi ha mandato qualche video, mi ha girato qualche video, visto che c'è sempre un po' di gente, di ragazzi che vengono a seguirci, e speriamo che vengano ancora di più a questo punto. Insomma, spero di essere io il primo che apre la strada a tanti altri che possono arrivare e venire a giocare qui. Concludiamo questa serie di domande.
Hai passato un'intera carriera ai massimi livelli, è un cambiamento importante questo non solo in ambito sportivo ma anche di vita. Quindi quanto ti senti pronto a tutto questo? Beh, era un passo che andava fatto, se non era quest'anno sarebbe stato il prossimo. Ho deciso di anticipare perché abbiamo delle varie, insomma, problematiche lavorative da parte di mia moglie che ci hanno spinto a fare questa scelta e il fatto di restare qui per me si apre un capitolo nuovo, insomma, io sono sempre stato qui i 2 o 3 mesi estivi e dopo partivo ad agosto e andavo a fare la preparazione con la mia squadra. Ora restare qui a casa mia con la mia famiglia sarà una cosa totalmente nuova e me la godrò appieno. Allora ringraziamo Enrico Cester, nuovo acquisto dell'Allianz Colazzo Galatone, il presidente Giuseppe Giuri e il direttore sportivo Marco Imbriani. Grazie a tutti. Grazie.